Profondo dolore a Punta Secca, dove Adele Puglisi, morta nell'attentato di Dhaka in Bangladesh, era attesa poche ore dopo la strage. Questa sera il Consiglio Comunale di Santa Croce osserverà un minuto di silenzio. Il presidente della Camcom Ragusa interviene sul dietro fronte di Siracusa nei confronti della maxi camera del sud-est. Alla base, secondo Giannone, motivi esclusivamente politici. Il presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, scende in campo a difesa dei comuni commissariati per la mancata approvazione del bilancio e attacca la regione ed il governo Crocetta. In Contrada Quartarella si sono aperte ieri le celebrazioni per il Santissimo Salvatore. Tanti appuntamenti per tutta la settimana e i festeggiamenti si concluderanno con la processione di domenica. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Ed è sgomento e cordoglio a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, per la morte di Adele Puglisi nell'attentato di Dhaka in Bangladesh. Dopo poche ore dalla strage, la donna sarebbe partita per le vacanze in Italia con i familiari, proprio a Punta Secca. Il primo cittadino di Santa Croce, Franca Iurato, ha fatto visita ai familiari di Adele Puglisi, 54 anni, catanese, morta tra le vittime della strage di Dhaka in Bangladesh. Una famiglia stretta nel dolore che non vuole i riflettori dei media, ma essere lasciati in pace, come ha spiegato il sindaco Iurato. C'è incredulità e sgomento a Santa Croce tra le case di Punta Secca, dove a poche ore dalla strage di Dhaka Adele era attesa per le vacanze estive nella casa di famiglia insieme al fratello Matteo e al cugino Costantino. Il padre era infatti nativo di Santa Croce, molti sono i parenti che vivono tuttora nella cittadina camarinense a Vittoria. In tanti nella piccola frazione marinara conoscevano Adele fin da bambina, quando frequentava quei luoghi per le vacanze insieme alla famiglia. Il padre, colonnello dell'esercito, deceduto da anni, aveva acquistato un'abitazione a Punta Secca dove crescere i bambini, e Adele, anche se ormai viveva da anni in Bangladesh, dove lavorava nel settore edile nella ditta Arsana come responsabile controllo qualità, tornava spesso con piacere nella casa estiva della famiglia. La società forniva abbigliamento a molte marche italiane conosciutissime sia nel settore dell'abbigliamento per i bambini che in quello per adulti. Adele sarebbe dovuta partire per l'Italia subito dopo la cena al ristorante del centro di Dhaka e doveva arrivare proprio sabato mattina intorno alle 8. Aveva deciso di prendersi una lunga vacanza prima di fare ritorno in Bangladesh. Un tragico destino, difficile da accettare, una morte drammatica per mano di mani armate per motivazioni troppo lontane dalle nostre vite da comprendere. Il sindaco Franca Iurato chiederà questa sera in Consiglio Comunale un minuto di silenzio per le vittime, per Adele. I familiari sono riuniti a Punta Secca, perché la signora, quello che mi risulta, doveva rientrare definitivamente, invece ecco, rientrerà definitivamente, però in un modo diverso rispetto a quello che ovviamente si immaginava. E noi abbiamo, io prima ancora di sapere che fosse coinvolta una nostra quasi concittadina, ho provveduto a mettere le bandiere, le bandiere a lutto e a mezz'asta, però a maggior ragione poi quando ha preso di questa vittima che si toccava così da vicino. Ho indicato la sera della partita anche chi aveva avuto l'autorizzazione a rispettare un minuto di silenzio e declamare il nome di Adele Puglisi. E stasera avremo consiglio comunale, all'inizio ovviamente anche chiederò un minuto di silenzio per questa nostra sventurata vittima. Sono quelle cose molto brutte che pensiamo che così lontano, invece diventa tutto così vicino, tutto così vicino. Soprattutto per la morte così, cioè per queste morti cruenti, cioè la morte non è mai bella, ma in questo contesto sembra veramente tornare il mondo che torna alla barbarie. Bene, la ringrazio, volevo una sua dichiarazione come primo cittadino, insomma ci sembrava doveroso, dato che comunque... Assolutamente, penso che il sindaco Bianco farà ufficialmente quello che serve. Sono andata a trovare i familiari, sì, sono andata a trovare i familiari, però chiaro che proprio in salute, intanto perché bene o male si conosce, poi mi sembrava giusto, ci sta
sono, sono molto provati chiaramente da questo e vogliono essere lasciati. Giustamente, aveva un legame molto forte col fratello, giusto Matteo? Sì, assolutamente sì. Tre arresti nel fine settimana in provincia. A Santa Croce i carabinieri hanno catturato un tunisino travestendosi da postini. A Vittoria e Manetto un 51enne evaso dai domiciliari e a Modica un 67enne. Dovrà scontare in carcere oltre 2 anni per atti sessuali con minorenni. Fine settimana di arresti in provincia. A Santa Croce i carabinieri travestiti da postini hanno catturato un 35enne tunisino che dovrà scontare una pena residua detentiva di 1 anno, 7 mesi e 4 giorni per il reato di lesioni aggravate commesso a Lipari il 10 settembre 2010. All'epoca il 35enne si è reso infatti protagonista di un grave fatto di sangue, poiché insieme ad un suo connazionale, mentre era in preda ai fumi dell'alcol, per futili motivi ha aggredito un altro tunisino, colpendolo al volto con una roncola, causandogli lesioni gravissime, per poi darsi alla fuga. Scarcerato inizialmente, ora è stato condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione, da cui deve essere detratto il periodo già trascorso in carcere. Visto che la casa di Santa Croce, in cui si trovava il tunisino, si trovava in una zona isolata, in cui sarebbe stato facile darsi alla fuga, i militari sono ricorsi allo stratagemma di fingersi postini. Adesso l'uomo asconterà la pena residua nel carcere di Ragusa. Dovrà rispondere del reato di evasione, invece, il 51enne Antonino Avola, che a Vittoria è stato sorpreso mentre passeggiava in pieno centro quando avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Ieri pomeriggio, infine, i carabinieri della stazione di Modica hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di espiazione pena nei confronti di Rinaldo Noto, 67 anni, modicano già noto alle forze di polizia. L'uomo infatti è ritenuto responsabile del reato continuato di atti sessuali con minorenni commessa a Modica dall'anno 1995 fino all'aprile del 2003. E in ottemperanza del provvedimento dovrà espiare la pena di reclusione per 2 anni, 2 mesi e 29 giorni. Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri di Ragusa sono riusciti a sventare un furto di autovetture in una concessionaria sulla strada provinciale 25. Arrivati sul posto i carabinieri hanno scoperto che si trattava di uomini incappucciati, i quali dopo aver tentato di entrare dalla porta di emergenza sono stati messi in fuga dall'arrivo dei militari. Continuano adesso le indagini per scoprire l'identità dei delinquenti. Ed è stato tratto in arresto dagli uomini della questura di Ragusa un algerino domiciliato a Vittoria, irregolare, con l'accusa di furto aggravato e continuato su auto in sosta e porto di coltello. I fatti si sono svolti a Marina di Ragusa nel weekend. Al centro 13 un utente ha segnalato la presenza di un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta, cercando di forzare le portiere per poi allontanarsi a bordo di un motociclo. L'uomo è stato trovato all'interno di una Fiat Punto appena aperta, intento a ricercare oggetti di valore da sottrarre. Alla vista degli agenti ha tentato di scappare per le vie limitrofe, ma è stato immediatamente bloccato. Diverse le auto che aveva già danneggiato e svaligiato. E sulla questione della maxicamera del sud-est interviene il presidente della Camcom Ragusa, Giuseppe Giannone. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, Giannone punta il dito contro il dietrofront tentato da Siracusa, secondo lui giustificato da motivazioni puramente politiche. Si va davanti, non si resti nel pantano, insieme saremo una straordinaria realtà economica. Così il presidente della Camera di Commercio di Ragusa interviene sulla questione Camcom in una lunga intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Sicilia. Il presidente dell'ente camerale Ibleo torna ancora una volta a parlare del passo indietro di Siracusa, che aveva proposto una fusione esclusivamente con Ragusa e non con Catania. Una scelta che la Camera ragusana però sin dall'inizio non ha condiviso, bollando come assurda l'ipotesi di recedere da una decisione presa a febbraio del 2015, inficiando in questo modo il lavoro di oltre 2 anni. Alla base del dietrofront Retuseo, secondo Giannone, motivazioni puramente politiche e in particolare il fatto che ci si è accorti che nella giunta della Camera di Commercio Unificata non si sarebbe vista una maggioranza di qualcuno che vuole farsi eleggere, come dichiara Giannone, che continua. Lo bello e i suoi hanno fatto scelte perché si sentivano esclusi dai giochi, ma nei fatti hanno condannato l'imprenditoria Retuseo all'isolamento. Gli interessi ruotano tutti sugli aeroporti siciliani e sulla governance delle 3 società, SAC, Intersac e Soaco, fino ad ora composte esclusivamente da espressioni della Camcom di Siracusa, cosa che secondo Giannone non poteva essere digerita dal resto del sistema.
Per quest'anno non sarà organizzata la Fiera Medexpo, lo dichiara il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, che motiva la sua decisione col fatto che l'amministrazione uscente e i vertici Maia non hanno predisposto né preparato nessun atto a tal proposito. Considerato che il nostro insediamento risale soltanto al 21 giugno, prosegue Moscato, sarebbe stato impossibile organizzare una bella, ricca e viva edizione dell'evento. Non avrebbe avuto senso, ha concluso il sindaco di Vittoria, mettere in piedi un'edizione raffazzonata. E il presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, scende in campo a difesa dei comuni commissariati per la mancata approvazione del bilancio e attacca la regione ed in particolare il governo Crocetta, ritenuto il vero responsabile della drammatica situazione economica in cui versano gli enti locali il servizio. È un fiume in piena quando viene stuzzicato sui problemi che affliggono i comuni e sul governo regionale, Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia. Torna sulla questione dei bilanci che molti comuni siciliani non sono riusciti ancora ad approvare e che ha portato l'assessorato regionale agli enti locali ad inviare i commissari. 200 gli enti siciliani commissariati e tra questi, lo ricordiamo, anche 8 comuni della provincia di Ragusa, tra cui lo stesso capoluogo e Modica. Nel corso del suo intervento al convegno che l'ANCI ha organizzato con PMI Sicilia a Comiso, Orlando è sceso in campo a difesa dei comuni. Il termine di approvazione del bilancio che è previsto al 30 aprile non è stato rispettato. Perché? Perché non si sa ancora quali sono le risorse sulle quali fare il bilancio per l'anno in corso. Questo per i tagli del governo nazionale, i tagli del governo regionale e soprattutto da ultimo, da alcuni mesi, per questo contrasto tra governo nazionale e governo regionale che sembra tanto, tanto una lite in un pollaio. E chi paga le conseguenze non sono i sindaci, sono i cittadini, perché sono servizi che non possono essere resi, imprese che vengono pagate con ritardo, enti che non hanno bilancio approvato nei termini di legge. Per il presidente dell'ANCI le responsabilità non possono che essere imputate alla regione, senza ombra di dubbio il giudizio sul governo Crocetta. Credo che non c'è governo, credo che sostanzialmente siamo in una condizione in cui siamo passati da un governo che non risolve i problemi a un governo che li complica, a un governo che non c'è più e ormai credo che possiamo dire che non c'è più la regione, tanto che qualcuno va proponendo, credo in maniera sempre più convinta e sempre più convincente anche per me, che prima ci liberiamo di questa speciale autonomia, prima ci liberiamo di ombre, di passi di noia, di teneri bebè, di fedeli domenicali, di personaggi cioè che sembrano comparse in una realtà dove gli unici protagonisti veri sono i cittadini siciliani che soffrono. Ed è attivo da oggi a Modica lo Street Control, il sistema che è in grado di rivelare attraverso una foto infrazioni stradali. La polizia locale ha fatto sapere che sono state aggiunte altre due strade a quelle già conosciute. Si tratta delle vie Sauro e Don Bosco. Il servizio sarà effettuato tutti i giorni senza limiti di orario. E il sottosegretario Faraone fa sapere che è stato registrato il decreto per il raddoppio della strada Ragusa-Catania. Adesso il progetto sembra prendere la via esecutiva. Venerdì un incontro per fare il punto della situazione. Arriva la conferma definitiva che sancisce la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale concernente il raddoppio della statale 114, nonché la nota Ragusa-Catania. Dopo infatti la firma del decreto avvenuta qualche mese fa da parte del Ministero dell'Economia Piercarlo Padoan e il Ministero delle Infrastrutture Graziano Del Rio, passaggio obbligato dell'iter burocratico era la registrazione dello stesso decreto ed è stato proprio il sottosegretario Davide Faraone ad annunciarne la registrazione avvenuta. La dialettica tra i rappresentanti del governo nazionale e di quelli regionali apre così le porte alle successive fasi esecutive e potrebbe consentire entro 3 mesi e dunque entro ottobre la realizzazione della conferenza di servizio per arrivare alla realizzazione definitiva dell'opera di raddoppio. Opera dal valore anche tecnico, data la previsione di 19 viadotti, 8 gallerie e 11 svincoli a piani sfalsati, per un totale che, come detto anche in precedenza, ammonterebbe a più di 815 milioni di euro. Il comitato
ristretto con Salvatore Ingallinera, Roberto Sica e Sebastiano Gurrieri si è detto soddisfatto in quanto l'iter interministeriale di approvazione del progetto può dirsi adesso concluso e dunque si entra nella fase esecutiva. Il comitato ha sottolineato inoltre che in questo modo si sono limitate le questioni inerenti ai ritardi, gli intoppi e le controverse finanziarie e politiche. È previsto inoltre per la mattina di venerdì 8 luglio un incontro nella sede della Confcommercio di Ragusa per informare i cittadini sullo stato di avanzamento dell'opera. Questo cantiere potrebbe anche dare un incentivo al settore edilizio in crisi. E venerdì 8 e sabato 9 luglio si terrà a Scicli 1 a 2 giorni per discutere del futuro della città, partendo dalla cittadinanza attiva. L'evento intitolato La città che vorrei è organizzato dall'associazione politico-culturale Start Scicli e vuole essere un invito a tutti i cittadini a partecipare a questi veri e propri Open Day della democrazia locale, un modo per tornare ad essere tutti insieme soggetti attivi nei processi decisionali. Ci sarà spazio per tutte le generazioni e per le rappresentanze di sodalizi e comitati attivi in città. I temi saranno infatti diversi e toccheranno il cuore dell'attivismo sociale, come sport, ambiente, cultura, spettacolo, multiculturalismo e volontariato, questione di genere e disabilità. Si parte dunque venerdì 8 luglio con il dibattito sull'uguaglianza di genere. Sabato 9 si continua con un confronto sul tema delle politiche sociali e del welfare. E diventa invece più snella la burocrazia nei procedimenti fallimentari. Le udienze fallimentari potranno svolgersi a distanza mediante l'utilizzo della tecnologia e i curatori potranno accedere più facilmente alle banche dati della pubblica amministrazione. La burocrazia fallimentare diventa sempre più snella a favore dei creditori. Entra in campo anche la tecnologia per le procedure concorsuali. Le udienze fallimentari potranno svolgersi a distanza mediante l'utilizzo della tecnologia e i curatori potranno accedere più facilmente alle banche dati della pubblica amministrazione. Novità legislative introdotte con gli articoli 5 e 6 della legge di conversione del decreto banche del 3 maggio scorso, approvata definitivamente alla Camera il 28 giugno scorso. In un sistema giudiziario spesso accusato di lentezza e inefficienza, dove le procedure concorsuali sono disciplinate, nonostante le riforme susseguitesi negli anni da un regio decreto del 1942, una nuova luce si accende in favore dell'ammodernamento e dell'efficienza delle procedure concorsuali. I creditori della società fallita infatti potranno utilizzare la tecnologia già nelle battute iniziali del procedimento fallimentare. In via telematica potrà anche svolgersi l'udienza di adunanza dei creditori nell'ambito della procedura del concordato preventivo. I creditori che hanno subito il danno di vedersi falciare il proprio credito non dovranno più sopportare costi spesso notevoli per partecipare alle udienze fallimentari, magari presso il tribunale distante dalla propria sede. Il provvedimento in esame fa un passo avanti rispetto all'attuale processo telematico previsto per le procedure concorsuali. Infatti, se fino ad oggi, mediante il deposito telematico degli atti, il creditore non doveva più recarsi in tribunale per il semplice deposito dell'atto giudiziario, grazie alla novità legislativa non dovrà più recarsi in tribunale nemmeno per partecipare all'udienza, ma potrà seguire e partecipare attivamente ad essa anche da un computer remoto. Inoltre, prima della novella legislativa, gli organi della procedura potevano accedere alle banche dati dalle pubbliche amministrazioni solo per ricostruire il passivo e l'attivo fallimentare. Ora potranno accedere alle predette banche dati anche con il recupero e la cessione dei crediti, anche se sprovvisti di titolo esecutivo. Pertanto gli organi della procedura, utilizzando le banche dati della pubblica amministrazione, potranno accedere in tempi celeri e con riscontri precisi a una serie di informazioni, in forza delle quali potranno valutare sin da subito la solvibilità del debitore della società sottoposta alla procedura concorsuale e pertanto impostare in tempi brevi una valutazione circa la fattibilità dell'azione di recupero del credito e i beni da aggredire, alleggerendo i tribunali dalle procedure di recupero infruttuose. Nella contrada di Quartarella a Modica, ieri si è celebrata la festa del Santissimo Salvatore. Tanti gli appuntamenti previsti durante la settimana, la festa inoltre si chiuderà domenica prossima con la processione. La festa del Santissimo Redentore è stata celebrata ieri in una delle zone più suggestive della campagna modicana, Quartarella. Una festa che durerà tutta una settimana. L'inizio con la benedizione dei mezzi agricoli e delle autovetture che arrivavano, accolte dal parroco Frantonello Abate, che è anche arciprete della chiesa di San Pietro in Modica. La dinamica comunità parrocchiale ha organizzato tutta una serie di attività che, iniziando da ieri, dureranno fino a domenica prossima. Ogni giorno, oltre a divertimenti, svaghi, tornei vari e variegate sagre gastronomiche, saranno tenuti corsi di panificazione,
ricamo, arte dell'intrecciare i cesti. La serata di ieri, dopo la celebrazione della Santa Messa che ha visto amministrare un battesimo, si è dato il via ai festeggiamenti. Le numerosissime persone intervenute hanno preso posto all'esterno dove è stata aperta una pesca di beneficenza e dato il via alla Sagra del Dolce. Sul palco, allestito per l'occasione nel sagrato della chiesa, Fra Antonello ha voluto invitare un imam per una breve riflessione sulla necessità di fraternizzare e auspicare una proficua pace tra i popoli. Una perfetta integrazione invece per la performance musicale, che vedeva, oltre ai giovani musicisti della parrocchia, dei giovani africani provenienti dalla Nigeria, Gambia e Guinea, ospiti attualmente a Villa Tedeschi. Insieme hanno cantato e suonato, cimentandosi anche in alcuni brani siciliani. Apprezzamenti da parte dei tanti partecipanti. I festeggiamenti si concluderanno domenica prossima con la solenne processione col Santissimo per la suggestiva strada della caratteristica campagna Iblea. E adesso passiamo allo sport, con invece il Modica Calcio che si fonde con il Ragusa, diventando così un'unica squadra. Scontenti tifosi e cittadini e delle critiche piovono anche nei confronti dell'amministrazione comunale. La storia del Modica Calcio sembra aver raggiunto il suo epilogo. Da un'idea sorta in un bar del centro del 1932, nacque la società Vis Modica, la quale partecipò ai primi campionati ufficiali nella stagione 1937-1938. La squadra si trovò ad affrontare anche il primo derby proprio contro il Ragusa, con il quale adesso va a fondersi, terminato allora con un pareggio. Nel secondo dopoguerra venne costituita l'Unione Sportiva Modica, la quale approdò in promozione. Negli anni 70 la società ritornerà a chiamarsi Modica Calcio, registrando diversi successi come la conquista della Coppa Trinacria, ma anche l'arrivo in Serie D negli anni 70, seguito dalla conquista della Serie C2 negli anni 80. Dalla stagione 2009-2010 continua a giocare in Serie D con il nome di ASD Modica Calcio. Oggi questa sua fusione con l'USD Ragusa genera delusione a tifosi e non solo, e in quanto i colori rosso-blu scompariranno, così come anche il nome della squadra della Contea Modicana, che fondendosi con il Ragusa daranno vita a una nuova società, la SSD Ragusa. Si perde così un pezzo della tradizione sportiva della città. Scontenti infatti non solo i tifosi, ma anche i cittadini. Abbiamo sentito ai nostri microfoni Maurizio Villaggio del gruppo Forza Italia all'ARS. Dobbiamo dire grazie all'amministrazione Abate, che ha sperperato tutti i soldi a destra e a sinistra. Non abbiamo più una lira, perciò di conseguenza non si è potuto salvare neanche il Modica Calcio. Inutile che il sindaco e la sua amministrazione la buttano sui poveri imprenditori. Oggi, grazie al governo Crocetta e Renzi, già è una notizia che l'imprenditore riesce a sopravvivere, figuriamoci se riesce anche a caricarsi una squadra di calcio. La verità è che il sindaco se ne frega di Modica, è saltato anche il Modica Calcio 1932, chi vi parla era una mascotte del grande Modica di Gigi Bodi. Non vorrei però, come nel sottobosco, che si sta creando una sorta di guerra civile sportiva tra Frigentini e Modica. Siamo tutti modicani, purtroppo questa è un'amministrazione che opera male, tende a dividere, ed è giusto che 55.000 abitanti sappiano la verità, che questa amministrazione è, dire scarsa, mediocre, e già, guardate, gli sto facendo una cortesia a livello politico. È un volto per la fortezza il nuovo grande evento del centro commerciale modicano, che si svolgerà dal 15 luglio al 12 agosto. Il centro commerciale ricerca infatti volti nuovi di bambini, donne e uomini per le prossime campagne pubblicitarie. Volti di persone vere, famiglie reali, che rappresentano la nuova immagine del centro commerciale. I primi tre classificati della categoria uomo e donna vinceranno buoni shopping da 155, 400 e 800 euro. Inoltre, uno dei finalisti delle categorie uomo-donna vincerà una Fiat Panda grazie al volto del pubblico, mezzo cartolina, che sarà consegnato con un acquisto minimo di 20 euro presso i negozi del centro. La prima fase di casting avverrà venerdì 8 luglio per i bambini, sabato 9 luglio per le donne e domenica 10 luglio per le donne. Ogni appuntamento vedrà ospiti numerosi artisti di caratura nazionale. Il tutto in collaborazione con l'Antonio Saeli Management, Radio L e il centro commerciale La Fortezza. Partecipare è gratuito.
Bene, questa era la nostra ultima notizia, il telegiornale termina qui. Io vi ricordo che potete seguirci sul sito www.canale74.com, dove potete rivedere le singole edizioni e anche i servizi. Grazie per l'attenzione e arrivederci.